nonostante sono riusciti a vincere una grande competizione, noi passiamo alle cose più belle che ci ha regalato quest'anno la TV. Cominciamo con Piero Angela, che fa una dura requisitoria a Super Quark contro lo spreco del legno. Bravo, giusto. Molto poco, bravo. In realtà è stato fatto per affrontare il problema alle radici. Sentiamo questo servizio di Giovanni Carrara. E parla di radici perché si parla di legno. Non sprechiamo il legno. Mi è sempre piaciuto. L'anidride carbonica che produce in eccesso rispetto agli accordi presi può impegnarsi a mantenere intatte delle foreste. Giusto. Gli alberi sono importanti, il legno è fondamentale. Parole chiare. Rapidamente i libri che vi segnaliamo questa sera, sempre su questa bella scrivania fatta interamente di libri in legno. Non sprechiamo il legno, mi raccomando. Ma che vergogna! Questo è un TG1 del 30 aprile 99. Sì. Titoli. Sì. Quando iniziano? Ecco. Però non dovrebbero leggerli. C'è un po' di musica. Genere. Finino alta la musica, direi. Forse è una nuova trovata. Sentiamo, sì. Sentiamo se dico qualcosa. No. Solo musica. Uno. Bella e bella la musica. Esatto, però un filino alta, secondo me. Ah, anche quando lui parla, musica. Certo. C'era una festa, forse. Sai che forse è meglio così, comunque, viene questo sospetto. Quasi sono d'accordo. Vabbè, comunque. Un'edizione indimenticabile del TG1, noi mezz'ora passiamo. Così, non è mai parlato, solo musica. Certo. C'era un DJ. A un programma che non teme rivali. Qual è? Si tratta della Domenica del Villaggio. Ah. Condotta magistralmente da due fenomeni della televisione, sì? Da due fenomeni da baraccone, sì. Rosita Celentano e Davide Mengacci. Porca miseria, due in un colpo solo. Io sono qui per parlare delle salumiadi, che è una cosa molto salumiadi, si può dire, cos'è? No? Sì, praticamente sono molto particolare, bisogna, come si vede, come i tuoi guanti, direi. Ripiano lì, ci sono dei salami infilati. Cosa ridi? Infilati, sì, sono salami nostrani, nostri. Nostrani nostri. Certo. Con degli anelli si devono infilare i salami. Salami infilati praticamente significa già mangiare. Ah, sì, c'è l'umorismo, A tirare i cerchietti finché non riesco a portarmi a casa un salame, ovviamente. Vediamo. Ho beccato il maiale. Sì, a Mengacci? Ma no, è il maiale che c'è lì. O avessi beccato un salame. I salami che becco io non sono questi. Ma no! E quali sono? Vabbè, c'è il mio autore che ha detto che è pesante. Era Ma no! Figurati! Uno zinzinello! I salami che becco io sono certo questi. Ma vergognati!